più vivo senso di dépaysement che sta nella mia esperienza è legato al calendario solante di Agostino. E vi spiego per quale ragione. Allora, quando io ero uno studente, mi distraevo e il calendario solante di Agostino aveva il vantaggio di avere una mole tale per cui era facile celarlo ed era facile sfogliarlo. Allora io mi leggevo, tutti sapete com'è costruito, era costruito paese per paese con un'ampia sezione dedicata alla economia, ai commerci, alla produzione, certo. Attraverso i dati, gli elementi, la denominazione, addensarsi nei porti determinate merci piuttosto che altre, in partenza, in arrivo, io uscivo dalla dimensione nella quale ero appaesato, diciamo, e io mi sono immaginato mondi a partire dallo scritto, fra l'altro. L'immagine proprio non c'entrava, perché la canzone di Agostini era privo totalmente di immagini. E devo dire che questo pone un problema. Lo scritto che produce, ma allora sei tu che elabori in realtà. Elabori sulla base di quali modelli? Non so, io molto modestamente direi la narrativa avventurosa di cui ero divoratore implacabile, perché tutta quella ricchezza di elementi che uno scrittore, ma io dico proprio volgare, come Salgari, metteva in gioco nei suoi romanzi, mi riapparivano e da parole che indicavano i singoli oggetti rideterminavo un mondo, poi un rumore. Questo mi pone dei problemi e mi pone anche un problema che ha a che fare con la relazione spazio-tempo, la dimensione spazio-temporale. Quindi si pone un'altra questione. Se è vero che l'immaginare, l'immaginazione che è legata alle esperienze tue può produrre degli effetti a partire dalle parole, io mi chiedo se un altro dépaysement non sia legato al tempo, invece. Di recente pensavo come gli ambienti che attraverso, molto modestamente, intorno al luogo in cui lavoro o in altri consimili molto prossimi a questa nobile magione in cui Renato ci ospita, insomma, non mi appaiano inquietantemente estranei, innescando un processo di dépaysement, per il fatto che le persone che incontro sono molto diverse dalle persone che avrei incontrato 20 anni fa o 30 anni fa negli stessi luoghi. Allora mi chiedo, ma che relazione c'è? Parlano di cose diverse, si vestono in modo diverso, in qualche modo si muovono in modo diverso. Allora, io non so se questo non sia un dépaysement che è legato però al tempo, perciò alla storia, perciò una dimensione che con la geografia ha una relazione strettissima, ma comunque come confluenza di dinamiche che per comodità forse descriviamo con dispositivi di riflessione ed espressivi diversi. Io storico, tu non geografo, ma comunque insomma attraverso la geografia ci muoviamo. Lo faccio per un piccolo passo indietro. Nella filosofia che io propongo, che è una fenomenologia come orizzonte, è l'idea che l'esperienza non è solo una cosa relativa. Questa è la fenomenologia. La fenomenologia è un metodo con il quale noi possiamo descrivere le esperienze. Le esperienze non sono solo un fatto privato. È soggettivo ma non privato, non personale basta. E questo è molto interessante perché noi viviamo in un mondo da molto tempo, e già quando è nata la fenomenologia questa cosa si combatteva, in cui o c'è il sapere oggettivo dedotto, sperimentalmente confermato, o se no c'è la libera opinione, uno dice il cazzo che vuole. E la cultura umanistica, vivendo in questa crisi molto grave, deve adottare, per essere riconosciuta come scienza, i criteri della scienza naturale, cioè o della scienza informatica. Come se invece nelle esperienze
non ci fosse, come nel fatto che si dialoghi non ci fosse una razionalità intrinseca, inerente, che però non è quella della dimostrazione scientifica. E non vuol dire, quindi, come alcuni sostengono, cedendo dal lato opposto, che la razionalità scientifica non serve a niente, ma stupidaggine altrettanto quella. È un'altra cosa, cioè, no? La parte di razionalità della fenologia è il cercare di capire come si svolgono le esperienze e come le soggettività umane fanno esperienza. Allora, naturalmente si possono dire molte cose dell'esperienza. Nel tipo di proposta che formulo io c'è un po' lo soggettivo, un po' l'oggettivo. Cioè, ci sono io in quanto soggetto di coscienza, l'umano, ognuno di noi in quanto umani, cioè soggetti dotati di coscienza, che si muovono verso il mondo con delle direttrici fondamentali. E abbiamo detto che queste direttrici sono appaesamento e spaesamento per quanto riguarda il nostro modo di stare nel mondo. Mi sento a casa, non mi sento a casa. Questo è un po' lo soggettivo. Poi c'è un po' l'oggettivo però, perché sennò sarebbe un monologo interiore, ognuno di noi vivrebbe i cazzi suoi. Non è così. Tutto questo avviene in relazione al polo oggettivo, che invece io ho provato a definire con una parola che è forma geografica. Perché? Perché la geografia è affastellata di concetti che richiedono preliminari approfondimenti. Tutti possono essere approfonditi volendo. Spazio, luogo, paesaggio, territorio. Li usiamo nel linguaggio comune quasi come se fossero sinonimi. In larga parte nel linguaggio comune lo sono pure. Scientificamente però no. Hanno diverse, diciamo, significati, diverse accezioni. E sarebbe interessante scoprirle, perché tra l'altro la storia di ciascuno di questi concetti è anche la storia di discipline diverse che li stanziano, per cui lo spazio è fondamentale nella fisica, nella matematica, il luogo invece è fondamentale nella biologia, è fondamentale nell'antropologia culturale, il paesaggio è fondamentale nella storia dell'arte e il territorio è fondamentale nella storia militare, nella politica. Allora, un termine, diciamo, fenomenologico che vuole stare in qualche modo a monte di tutto questo è quello di forma geografica. La forma geografica è un'associazione di elementi che stanno nello spazio, naturali o tropici, non importa, però è un'associazione organica, tipica, talmente tipica che gli umani culturalmente gli attribuiscono dei nomi. È una cosa che può essere vista o direttamente o per via mediata, ed è sempre almeno potenzialmente immersiva, almeno potenzialmente nel senso che la forma geografica non è un polo oggettivo distante, ma è una realtà nella quale l'umano penetra e entra. Il piccolo inciso su cui mi concentro ora per arrivare al tuo ragionamento è che le forme geografiche possono essere percepite direttamente o per via mediata. La via mediata è la rappresentazione. Le forme geografiche sono espressive di qualcosa, si esprimono in qualche modo, come fossero delle persone, e questa espressione viene catturata nelle rappresentazioni cartografiche, poi pittoriche, ma anche musicali, non per forza visive. Il punto è che il mio comune d'origine, quella montagna molto bella, tutte le forme geografiche che vi possono venire in mente, una bella montagna, beh, in qualche modo si esprimono. La cartolina è un'espressione, la foto su Instagram è un'espressione, sono delle modalità culturali tramite le quali il soggetto cerca di catturare il senso oppure anche a volte di plagiarlo, di plasmarlo. Pensate all'esotismo, l'esotismo non è altro che un tentativo di plasmare, di plagiare, di riforgiare, diciamo così, l'espressività propria delle forme geografiche. Ora, tutto questo discorso io l'ho fatto perché... Prima di tutto, a me pare che il calendario Dante d'Agostini avesse una parte di cartine politiche, in fondo. Sì, è vero, hai ragione. Io, per esempio, alla materna frequentavo solo quella parte, perché non sapevo leggere. Mi piaceva da morire la parte delle cartine politiche, perché il mondo è una forma geografica anche lui, volendo, no? Ma può essere restituito solo nella rappresentazione, solo per via semiotica. Anche l'Italia, eh? Cioè, capisco che sono in Italia per alcuni paesaggi ricorrenti e perché, per esempio, a un certo punto si è stabilito convenzionalmente che in Italia le autostrade si segnano in verde mentre appena passi il confine sono blu. Però ci vogliono degli elementi, delle icone, degli elementi immaginari che siano convenzionali o che siano topografici, anche qua è diverso. Il fatto che il cartello sia verde o sia blu è puramente convenzionale. Il fatto che il paesaggio toscano sia invece in qualche modo il monumento dell'Italia
questo non è solo convenzionale, è comunque topografico, cioè basato su, una, su un dato di realtà che si trasferisce nella rappresentazione, d'accordo? La rappresentazione è un luogo ibrido dove ci stanno sia gli elementi costruttivi dei media, sia l'autopresentazione delle forme geografiche. Quando ero piccolo, avendo avuto accesso al mondo solo per via rappresentazionale, perché il mondo non lo visiti mai, è insaturabile, per quello che, siccome nell'esperienza diretta è insaturabile, per farcene un'idea, disponiamo dello strumento mediato. Ho imparato ad associare i colori del calendario di Agostini agli stati come se fossero un dato di assoluta evidenza. E mentre ciò che ho imparato a memoria dopo, sulla base dell'obbligo dei professori, me lo sono regolarmente dimenticato, i colori di quello di quello sono come le preghiere di una voce che impari a 3 anni, 4, perché li senti la tua nonna. Cioè, l'investimento anche emotivo di quella cosa, no? Allora che l'Italia... Ma poi non solo il colore. A un colore corrisponde una forma e corrispondono dei confini e delle dimensioni. La Polonia era bella grossa così, marrone. La Germania era divisa in due. Erano entrambe color carne, ma un po' una sfumatura un po' diversa. L'Austria era piccola, non avresti mai potuto dedurre da quella cosa la grandezza perduta dell'Austria. La Francia era viola, la Gran Bretagna era rosa, la Spagna era color carne, il Portogallo era verde come l'Italia. Per nessun motivo, perché io mi ricordo un giorno lo chiesi a mia nonna, ma perché sono uguali di colore? Perché non c'è un motivo, no? Non c'era un motivo, però... Il potere della rappresentazione è micidiale. Il mio primo spaesamento è venuto quando mi hanno rubato questo cazzo di quadernino degli anni 70 che mi avevano regalato, che avevo trovato a casa e che mi piaceva tanto per questi colori, per queste cose. E quindi mio zio mi era regalato uno nuovo, però era il 93. Era qualcosa da cambiare. Ma insomma, la Germania era unita. La Cecoslovacchia era divisa. La Russia era ancora grande, ma comunque prima io ero abituato a un'enorme macchia verde, che era la Russia, con una grossa cosa gialla, che è la Cina, un po' curva, con sopra una cosa che sembrava una grande fragola spianata in largo, che era la Mongolia, di color carne, beige, no? Con la Russia non si è capito più niente, quelli non li ho imparati a memoria. Ma è per dire che alla fine la geografia è anche una questione di immaginari, di rappresentazioni, di simboli. La nostra esperienza geografica è anche sentirmi a casa in una simbologia che mi fa riconoscere, mi fa orientare. E oggi già no, ma questi sono discorsi vecchi, perché oggi siamo nel digitale. Provate a far saltare Google Maps oggi, sono tutti spesati. Cioè lo spesamento diventa molto più intenso, perché ci siamo abituati ad esternalizzare la funzione dell'orientamento. Quindi non è un problema quello, naturalmente. Il problema è che occorre riconoscere anche i corsi e i ricorsi delle cose. Cioè, non penso che oggi siamo in un mondo che produca meno spaesamenti, al contrario. È talmente forte la presenza dell'immagine, del colore, della rappresentazione, che basta una virgola. A New York, sono andato quest'estate, così torniamo al turismo, che è anche una cosa divertente, secondo me. Ed era incredibile a Brooklyn come da una via all'altra, a seconda se tu stessi sotto la via di C'era una volta in America dove fai la foto, perché la devi fare. E la via accanto, che è altrettanto bella, incredibile quanto dappertutto la gente fosse tutta da una parte, non dall'altra. Ma basta che tu svirgoli un attimo questa, diciamo, soglia battuta, e si risveglia la ricchezza del viaggio. Secondo me si riaggancia all'opportunità che diventi uno strumento di conoscenza e non solo di conferma narcisistica di un'esperienza già predelineata e già venduta.